Buonasera, continuiamo a parlare di etica ambientale. Nelle due lezioni precedenti abbiamo fatto un'introduzione e abbiamo parlato dei seguenti argomenti: cibo biologico e pesticidi, consumo di carne e fame nel mondo, detersivi ecologici per la pulizia della casa e la raccolta differenziata. In questa terza lezione parleremo del legno ecosostenibile. Terminiamo queste lezioni di etica ambientale parlando del legno ecosostenibile. Abbiamo già parlato della deforestazione. Guardiamo insieme a questi articoli. In Europa si tagliano sempre più alberi. Amazzonia, in un anno abbattuti alberi per una superficie grande come la Campania. Abbiamo già visto, quando abbiamo parlato dei cambiamenti climatici, che abbiamo un altro problema, la deforestazione. Abbiamo visto che la dobbiamo finire di tagliare gli alberi. E andiamo a vedere alcuni video. Il primo ci parla dell'Amazzonia, di quello che sta succedendo in Amazzonia. Il secondo parla del commercio della soia. Sappiamo che la prima causa della deforestazione sono gli allevamenti intensivi di bovini, cioè per creare allevamenti di bovini, beh, vengono tagliati gli alberi. La seconda causa della deforestazione sono la creazione di piantagioni di soia, di palme da olio e di altri prodotti che vengono dati da mangiare o agli animali o agli esseri umani. Poi abbiamo come terza causa il commercio illegale di legname. E quindi andiamo a vedere alcuni video che ci parlano del problema della deforestazione. Forests are simply breathtaking. Well, actually breath-giving. They provide us with resources for our daily lives and are critical for our physical and mental well-being. Together, we've made important progress in helping prevent deforestation. But it's still happening at an alarming rate, especially in the tropics and subtropics. These places account for two-thirds of global deforestation. An area roughly the size of Morocco has been lost in these deforestation fronts. This destruction contributes to the climate crisis, the decline of wildlife populations, and affects our health. We can help keep our ice shelves from melting. We can save the wildlife that share this earth with us. We can create a better future for us. Ma cosa possiamo fare oggi contro la deforestazione? Guardiamo insieme questi articoli. Legno ed ecosostenibilità, la scelta del futuro. FSC, tracciare la provenienza del legno per proteggere foreste e biodiversità. Oggi abbiamo un'alternativa, una possibilità di controllare il legno che compriamo. Il famoso legno ecosostenibile è uno di quei materiali che costituiscono il futuro ecologico. Uno dei settori che si sta muovendo sempre più verso la sostenibilità è quello delle costruzioni. Ma cosa si intende con l'espressione legno sostenibile? Il legno considerato sostenibile, nonostante questo termine sia ancora molto ambiguo, identifica il legno proveniente da un ecosistema che, nonostante ci consenta di soddisfare le nostre esigenze, non danneggia e non compromette i bisogni futuri.
Questo vuol dire che il legno utilizzato quotidianamente dovrebbe arrivare sempre da filiere controllate con certificazione di qualità e con severi controlli riguardo la riforestazione. Quindi, in sintesi, quando si parla di legno ecosostenibile, si parla cioè di un legno che deriva da foreste, boschi gestiti in modo responsabile. E qui vedete al centro in alto le due principali certificazioni, due certificazioni più diffuse nel mondo, quelle di due ONG, FSC e PFC. Infatti, vedete, partendo da sinistra in alto, vedete delle copertine di libri, del cartone, una risma di fogli, in basso a sinistra un oggetto di legno, se probabilmente una spazzola, in basso al centro una scatola di un medicinale e poi un cartone. Che cosa vuol dire legno ecosostenibile, quindi? Vuol dire che ci sono delle ONG che certificano la provenienza del legno. Quindi su un foglio di carta o di cartone, su un oggetto di legno, su un mobile di legno, possiamo trovare la certificazione FSC che garantisce che si tratta di prodotti provenienti da boschi gestiti in maniera corretta e responsabile, quindi non è legno proveniente da una deforestazione illegale, e la certificazione può garantire, come vedete sotto, ci sono alcuni esempi a sinistra, FSC 100% contiene solo materiale proveniente da foreste certificate FSC, oppure in basso al centro FSC misto, cioè contiene materiali certificati FSC almeno per il 70%, il legno controllato e o materiali riciclati post consumo, mentre a destra FSC riciclato vuol dire che si tratta di legno riciclato. Quindi queste certificazioni garantiscono che quel legno o proviene da foreste gestite in modo responsabile o è legno riciclato. Stai cercando di fare shopping in modo responsabile? Spesso è difficile sapere quali prodotti scegliere. La buona notizia è che quando cerchi mobili in legno puoi fare acquisti in tutta sicurezza. Come? Scegliendo prodotti certificati FSC, Forest Stewardship Council. FSC assicura che il legno utilizzato per i tuoi mobili non abbia un impatto negativo per il pianeta. FSC aiuta a proteggere le foreste di tutto il mondo e le persone, le piante e gli animali che le abitano, facendo in modo che le foreste certificate FSC siano gestite secondo le regole della buona gestione forestale. La certificazione FSC si applica a ogni fase del processo, dalla gestione responsabile delle foreste alla verifica del legname, lungo tutta la catena di approvvigionamento, per garantire che il legno dei tuoi mobili sia etico e sostenibile. Cerca il logo con l'alberello o richiedi mobili certificati FSC quando fai acquisti in negozio e online per contribuire a preservare le foreste, per tutti, per sempre. L'Italia importa l'80% del legno che usa e lungo la filiera, gli attori e le fasi di trasformazione per arrivare al prodotto finito sono molteplici. E quando compriamo una cassettiera, una sedia o un tagliere, ci viene indicata solo l'ultima fase di trasformazione e non l'origine. Questo da dove viene? Non idea? La provenienza del legno? Sono in difficoltà perché non lo so. Se chi vende non ha l'obbligo di tracciare la provenienza del legno, come possiamo essere sicuri di non alimentare il mercato del legno illegale? Buonasera, allora quando andiamo a comprare una scrivania, una scarpiera,
o un mobile qualsiasi, da IKEA, Leroy Merlin, mondo convenienza, ma questo è un ragionamento che vale anche se entri in un piccolo negozio, un negozio di lusso, chi ce lo dice da dove viene il legno? La domanda può sembrare banale, non lo è, perché il traffico del legno di origine illegale è uno dei principali business dei criminali nei confronti dell'ambiente. Ecco, si calcola che addirittura tra il 15 al 30% del legno tagliato nel mondo abbia un'origine illegale. Il regolamento europeo sul legno impone di tracciare tutta la filiera se il legno viene importato da fuori dell'Europa. È più indulgente invece se viene tagliato all'interno delle foreste dei paesi membri. Conta sulla vigilanza degli stati. Ecco, e quindi basta la fattura del fornitore e la specie botanica. Ma è sempre così tutto legale? La nostra Antonella Cignarale. Quando importiamo legno da paesi extraeuropei, c'è l'obbligo di identificare con un codice addirittura l'albero dal quale è stato ricavato un palo, come questo che arriva dalla Guyana. Lei sa questo tronco esattamente da dove viene? Cioè non dalla Guyana in generale, ma anche dal punto preciso della subregione? Una regione particolare è la comunità amerindia che l'ha tagliato. Invece i fornitori del legno che proviene dall'Unione Europea non sono obbligati a indicare la foresta di origine, né chi l'ha tagliato o trasformato. L'unica informazione che si può avere è la specie botanica. Questa pianta qua completamente secca, quindi questa va sicuramente tagliata. È stata fatta la delimitazione dei confini con questo colore rosso. Oltre qua non si taglia perché non c'è l'autorizzazione al taglio. Con l'autorizzazione al taglio si stabilisce quanti e quali alberi tagliare e quali invece preservare. Per non commettere errori, un'azienda può farsi seguire da un consulente privato e i controlli spettano alle autorità di ogni paese europeo. In Italia, ai carabinieri della forestale. Uno può anche tagliare un bosco senza aver fatto né comunicazione né autorizzazione. In questo caso qua va incontro a delle sanzioni, logicamente. Oggi noi possiamo dire che tra tutti i paesi dell'Unione Europea ci sia omogeneità nella capacità di controllo della filiera del legno e della sua legalità? Purtroppo no. I governi non sempre sono attrezzati per avere la capacità di controllare puntualmente le operazioni in foresta. Tra questi c'è la Romania, dove si trovano 2/3 delle foreste primarie europee. E tra le aree disboscate illegalmente ci sono anche foreste protette da leggi comunitarie. Per questo la Romania è stata richiamata dalla Commissione europea. E per contrastare il mercato del legno illegale, il governo rumeno ha creato un'applicazione. Al passaggio di un camion carico di tronchi, inserendo la targa nell'app, si può verificare se quell'operatore ha il permesso al taglio, se trasporta la quantità che ha dichiarato e la sua destinazione. Monitorando la rotta forestale di Gurghiu, in Transilvania, giornalisti locali hanno filmato camion non autorizzati al trasporto. Altri, invece, trasportavano una quantità di tronchi superiore a quella dichiarata. Con questo sistema, legno legale e legno illegale vengono mischiati sul camion e la tracciabilità si perde. Altro espediente per bypassare i controlli è quello di effettuare più trasporti con una sola autorizzazione. Questo camion verde ha registrato il trasporto alle 13.39, ma lo stesso giorno, alle 19.12, è stato filmato mentre trasportava un altro carico di legno, non registrato. Ci sono aziende che, per dare la certezza di fornire il legno legale, certificano una parte della loro produzione, pagando loro stessi i controllori. Un prodotto in possesso di certificazione forestale ci dà la possibilità di risalire la filiera di trasformazione e avere assicurazione che a monte c'è una foresta gestita in maniera responsabile. Ci sono aziende che certificano solo la foresta da disboscare, altre l'intera filiera, dal taglio al prodotto finito. Le certificazioni sono in mano a 2 ONG, FSC e PFC, che però delegano ad un organismo di accreditamento il controllo di vari enti certificatori privati, che effettuano materialmente le ispezioni nei boschi e nelle aziende. È solo quando tutta la filiera è certificata, il prodotto finale riporta il marchio nell'etichetta. Qui c'ho qualcuno che ha controllato, qua non lo so.
Vediamo in quali grandi catene troviamo legno di cui è certificata tutta la filiera. Cominciamo da Mondo Convenienza. Avete le certificazioni, quelle là SSC, PSC sulla sostenibilità ambientale voi? Dovrei informarmi perché sinceramente non lo so. E mostrandoci la scheda dell'azienda che ha prodotto una cassettiera, delle due certificazioni non c'è traccia. Voi come Mondo Convenienza che vendete non lo sapete se è recitato o no questo pannello? Ma perché è disinteresso? Perché dare una seconda vita al legno che buttiamo evita di abbattere altri alberi e l'Italia si distingue per essere il maggiore produttore europeo di pannelli intruciolari riciclato. Anche Mondo Convenienza vende mobili con pannelli riciclati, ma per saperlo abbiamo dovuto chiedere come report. Ecco qua la nostra cassettiera comprata a marzo. Fianco, cappello, frontale cassetto, spondine cassetto, zoccolo sono componenti derivati da legno riciclato, mentre i componenti che derivano da legno prelevato in foresta sono il fondo cassetto, la schiena e la maniglia. Chi assembla tutti i componenti è un fornitore italiano, che a sua volta compra i componenti semilavorati da altre aziende italiane, che a loro volta comprano la materia prima da fornitori con certificazione forestale, localizzati in Germania, Italia, Romania. E anche se la foresta è certificata, non tutta la filiera lo è, e la tracciabilità si perde. Mondo Convenienza non è riuscita a risalire al paese in cui è avvenuto il taglio in foresta per i suoi mobili. Vediamo se a IKEA invece i prodotti con il marchio della certificazione forestale li troviamo. Insomma ve ne accorgete dal bollino. Quindi se c'è un prodotto FSC dentro IKEA... Sappiamo che se è FSC abbiamo una sostenibilità. Se non c'è scritto niente non lo sappiamo. IKEA ci dice che più del 98% del legno che usa è riciclato o certificato FSC. Allora ci mettiamo a cercare il bollino, ma sulle sedie, i divani, anche sotto i tavoli, troviamo solo il Made In e un codice accanto. Su alcuni prodotti, come su questo sgabello, troviamo un cartellino verde con su scritto positivo per le persone e per il pianeta. Noi amiamo dire adatto per te e per il pianeta, soprattutto per te, perché comunque permette di lavorare con la schiena continuamente comoda. Sicuro, ma quando sul prodotto c'è il marchio della certificazione forestale e il codice di licenza, inserendolo nel database di FSC, si può risalire all'ultimo produttore dell'oggetto e all'ente certificatore che lo ha controllato. Per capire invece da che filiera arriva lo sgabello positivo per noi e per il pianeta, abbiamo chiesto a IKEA. Il legno deriva da foreste certificate, ma sulle fasi di lavorazione non ci ha fornito specifiche informazioni. Dei prodotti certificati comprati da Leroy Merlin, invece, c'è stata tracciata tutta la filiera del legno. Mentre è impossibile per un'azienda risalire all'origine di tutti i componenti delle cucine, a cominciare da chi, da 50 anni, produce quella più amata dagli italiani. È un modello del 1967 e all'interno è costruita in tamburato. E questa invece? Qui siamo su un modello di grande successo, qui siamo su il legno massello. Anche se io adesso apro questo diretto, sì. È proprio tutto legno questo. Sì. Certo, oggi i modelli sono cambiati, i pannelli sono soprattutto riciclati e certificati e il rifornimento di legno e la lavorazione dei suoi mobili scavolini l'affida ad aziende terze che consegnano ante, fondi cassetto, piani di lavoro già rifiniti. Scavolini li fora, incolla le cerniere e assembla i pezzi. Quali sono i paesi da cui proviene il legname? La Croazia, la Romania. A chi produce l'anta per voi fatto di legno della Romania? Gli chiedete qualche garanzia in più? Noi non chiediamo una cosa specifica a questo, richiediamo a tutti i fornitori di sottoscrivere che il legno sia legale. Poi più di questo non riusciamo a fare. Anche perché la legge non obbliga alla trasparenza i commercianti in Europa. Ora, la certificazione che rilasciano le due ONG, FSC e PEFC, non è che sia una patente di onestà. Certo, poi se beccano qualcuno che trasgredisce, gli tolgono la certificazione e pubblicano il nome sul sito. Però è noto che ci sono aziende che commerciano legno di provenienza illegale utilizzando la linea convenzionale.
convenzionale, quella non certificata, gli viene anche abbastanza facile perché non c'è l'obbligo da parte dell'azienda di avere tutti i prodotti certificati. Lasciano a controllare quella parte certificata siano le due ONG, mentre sull'altra parte, su quella non certificata, sulla linea convenzionale, lasciano ai controlli dello Stato, dei tagli in foresta. Insomma, capite che la filiera è molto fragile, come si estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Bene, siamo giunti alla fine di questo percorso di etica ambientale. Qual è la conclusione? La conclusione è che se vogliamo salvare questo pianeta dobbiamo ripensare il nostro rapporto con la natura. La conclusione è che se vogliamo salvare questo pianeta dobbiamo trovare un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Negli ultimi 150-200 anni abbiamo sfruttato la natura, l'ambiente, questo pianeta. Abbiamo pensato unicamente al nostro benessere, non abbiamo pensato alle conseguenze del nostro stile di vita su questo pianeta. Adesso è arrivato il momento di cambiare stile di vita, adottare uno stile di vita che permetta anche alle prossime generazioni di godere di questa natura, di questo pianeta. Ecco, che cosa possiamo fare concretamente per salvare questo pianeta? Che cosa possiamo fare concretamente per lasciare questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato? In queste lezioni abbiamo visto che possiamo fare le seguenti cose. 1. Comprare alimenti biologici. 2. Consumare meno carne. 3. Comprare detersivi ecologici per la pulizia della casa. 4. Fare la raccolta differenziata. E infine 5. Comprare oggetti di legno e di carta ecosostenibili. E vorrei concludere con questo titolo. Se noi ci prendiamo cura della natura, lei si prenderà cura di noi, anche perché non abbiamo un piano B, cioè non abbiamo un altro pianeta su cui andare, quindi niente terra significa niente umanità.